regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait. Sì, buonasera Luciana Castellina e grazie per aver accettato il nostro invito, è un onore per la nostra piccola radio, insomma Radio Sankara. Anche per me è un onore venire in Versilia. Grazie, grazie. Quindi sul 25 aprile Luciana, veniamo innanzitutto alle sensazioni che avevate in quei giorni. Cosa vi aspettavate in quegli anni della liberazione? Quanti errori poi sono stati fatti successivamente? Beh, in quegli anni intanto diciamo che è stata una grande fortuna avere, come ci avevo io, 15 anni, 16 anni, quando c'è stato il 25 aprile, perché eravamo sicuri che avremmo cambiato il mondo. Quindi questa è stata una cosa che ci ha dato una grande carica, abbiamo scoperto il mondo, non sapevamo niente, e abbiamo poi avuto una grande certezza, e poi se anche non ci siamo riusciti è stato bello provarci, e ci ha dato anche l'esperienza necessaria a subire le sconfitte e a pensare che ci abbiamo ancora modo di cambiare, no? Certo. Invece se non sei abituato, pensi che una sconfitta sia una cosa definitiva, che è meglio non pensarci più, invece non è vero. La nostra generazione ha imparato almeno questo, no? Certo, anche perché insomma venivamo da anni di violenze, di soprusi, non soltanto dopo l'8 settembre, ma su tutto il ventennio. Certo, però sai, io vorrei avvertire di una cosa. Dobbiamo stare attenti come stiamo trattando questo argomento, perché io credo che non dobbiamo parlare solo del passato, perché io credo che siamo credibili anche se diciamo tutto quello che attualmente somiglia al fascismo, anche se non nelle forme, perché se no i giovani non ci capiranno nemmeno, capisci? Certo. Se noi diciamo che il punto di approdo deve essere questa brutta società a cui siamo approdati adesso, anche se le forme del fascismo sono molto diverse, ma, capito? E non li convinceremo mai, capito? Avranno solo più idea che il passato era una bella cosa, adesso invece c'è le guerre, le ingiustizie, e noi mica possiamo fare i paladini di questa roba qua, no? Certo. E quindi credo che contemporaneamente dobbiamo dire che oggi il fascismo si può anche esercitare in forme meno clamorose, capito? Per esempio, i colpi di Stato non c'è più neanche bisogno di farli, no? Certo. La globalizzazione si è inventato dei metodi meno rozzi, diciamo, no? Per riuscire a togliere la democrazia. Oggi non dico mica che siamo come al fascismo, per carità, però la democrazia nella quale stiamo vivendo è molto, molto logorata. Non vorrei che apparissimo come quelli che dicono: oggi abbiamo liberato, abbiamo fatto un mondo meraviglioso. No, ancora lo dobbiamo fare. Senti, Luciana. Partendo dall'esempio, qui a Viareggio abbiamo avuto una partigiana molto famosa che era Vera Vassalle, che già nel settembre il 28 settembre del 1943 attraversò le linee a Montella di Irpinia e poi con gli alleati appunto fece un periodo di addestramento per l'utilizzo delle radio, diciamo, come radiotelegrafista. E questo suo viaggio, insomma, a piedi, ci immaginiamo, insomma, con qualche treno, con qualche nave, approdò alla fine, tornò, insomma, a Viareggio il 19 gennaio del 44, quindi, insomma, furono molti mesi. E è stato un esempio per la resistenza in Versilia. Ecco, su questo esempio, diciamo, il ruolo delle donne nella resistenza. Ma guarda, io vorrei riportare una frase che a me mi piace molto, che fu una frase che ho detto da Roberto Battaglia, che era comandante di una brigata famosa in Lunigiana durante la guerra partigiana, e che poi è stato uno storico famoso, morto purtroppo troppo presto in un incidente. E Roberto Battaglia usa una frase per definire la resistenza, che è la società partigiana. Che mette l'accento su qualche cosa di più che sul dato militare della resistenza. Certo. E io credo che la resistenza italiana sia importantissima, perché le donne, per esempio,
sono state molte, come il caso di cui descrivi te, in cui hanno dato l'apporto militare, ma hanno fatto anche un lavoro straordinario che è proprio quello della partecipazione alla società civile. Hanno aiutato, hanno dato a mangiare, si sono emancipate, in quegli anni sono cambiate, sono diventate protagoniste della società del loro tempo, sono uscite da una condizione anche di subordinazione. E questo io trovo che è una cosa straordinaria, per cui penso che questo aspetto della resistenza vada molto ricordato, se no sembra solo che sia stato una cosa di guerra, invece è stata una vera rivoluzione che è avvenuta in quei due anni, e le donne ne sono state protagoniste perché hanno dato un apporto che era nuovo, del tutto nuovo. Certo, e prima dicevi che appunto il fascismo oggi è un po' meno rozzo, nel senso che si manifesta sotto forme più, come dire, più carine, diciamo così. E tuttavia, non mica tanto, no? Tuttavia, appunto, purtroppo le guerre ci continuano ad essere, allora hai capito? Ma io dico solo che per essere credibili nella nostra battaglia dobbiamo mostrare che abbiamo tutto il nostro impegno, non solo a ricordare le brutture del passato, ma anche quelle del presente. Certo. E quindi lottare con la guerra, con le guerre che producono guerre civili, che fanno tutto quello, con l'ingiustizia, tutto quello di bruttura che c'è, ma anche di logoramento della democrazia. Certo, i partiti non sono più messi nell'illegalità, e non c'è l'olio di ricino, però ci danno sempre meno mezzi per dire la nostra, per dirlo, no? Certo, infatti, perché sappiamo, ecco, che il controllo poi per esempio sulle associazioni, ecco, come la nostra, ecco, viene fatto per esempio, con la burocrazia, per esempio, uno strumento che non hanno bisogno di mettersi in prigione, insomma. Esatto. E allora bisogna che noi queste cose le denunciamo, se no non credo che riusciremo a essere, perché adesso poi i fascisti sono quelli che stanno lì per tutelare gli interessi dei potenti, e va bene, ma poi c'è una gran parte di gente che ha votato Fratelli d'Italia e che invece forse ha avuto l'illusione che il fascismo stava meglio che adesso, ecco. E siccome adesso si sta maluccio, e se noi non facciamo con la stessa convinzione la battaglia contro il maluccio di oggi, non riusciremo mai a riconquistarlo. Guarda, io ho ricordato, adesso sto scrivendo un editoriale per il Manifesto per il 25, sì, e sto ricordando Togliatti. Togliatti ha fatto una cosa meravigliosa quando tornò dall'esilio nel febbraio del 44 a Salerno, che era appena stata liberata, perché sono le lettere, gli articoli che ha scritto sui giovani fascisti, parlando con loro, cercando di ragionare, e non soltanto, capito, non la vendetta, ma invece lo sforzo di capire come pensavano, e aiutarli a ripensare tutto, cosa che poi è avvenuta largamente. E credo che ci dobbiamo accostare nei confronti di questi nuovi ragazzi che sono fascisti. Certo, sono anche le cose più brutte, la violenza e tutto, ma che dobbiamo avere anche la pazienza di capire, perché c'è tanta gente stranita oggi, no? Certo. E l'esempio di Togliatti devo dire che è proprio straordinario. Mi piacerebbe ripigliare queste lettere di Togliatti e anche diffonderle. E noi dobbiamo ragionare sull'oggi e cercare di fare capire che dobbiamo ancora combattere, non è che abbiamo vinto. No, assolutamente. Infatti dicevo, una cosa poco carina sicuramente sono state le dichiarazioni della seconda carica dello Stato in questi giorni, cioè la Russa, sì, certo, che ci sta provocando. Ma ecco, secondo te proseguiranno queste provocazioni continue da parte di questo governo, da parte dei suoi rappresentanti istituzionali? Ma certamente, già la Meloni è più intelligente, quindi cerca di fare a meno di fare queste uscite più particolarmente idiote, come ha fatto la Russa e molti dei suoi, però gli serve per creare dei miti che questi, diciamo, su queste cose. Adesso prendi la questione delle donne, adesso è evidente che, essendo caduto il tasso di natalità degli italiani,
che la cosa più facile da dire è che dipende dal fatto che le donne lavorano invece di stare a casa a fare i bambini, e che siccome quelli gialli e neri noi non li consideriamo bambini ma li consideriamo animali, per fare i bambini bisogna che le donne tornino a casa. È molto pericoloso cosa sta succedendo. Allora noi dobbiamo ben dire però che anche noi non abbiamo fatto abbastanza per fare in modo che per una donna che lavora la vita non diventa un inferno, per cui avere bambini molto è devono rinunciarci. E per dire benissimo, la prima cosa da fare non è rimandare le donne a casa, ma lottare finalmente davvero non solo per gli asili nido, vada, ma perché ci siano degli asili nido che non finiscono alle 4 quando le donne finiscono di lavorare alle 8, perché ci sia tutto il lavoro di cura che sia socializzato, insomma per dare un'altra prospettiva nuova, hai capito? Se no finiremo nel peggio, e questo per esempio delle donne a me fa molta paura, che il diritto al lavoro che abbiamo conquistato con tanta fatica e si è compromesso da questo fatto che devono stare a casa, hai capito, a fare bambini, mentre si possono fare bambini se le donne lavorano, ma a patto che la società cambi e cambi nel modo cioè di riconoscere che quello delle donne è un doppio lavoro, e non si possono costringere le donne a fare un doppio lavoro oppure a rinunciare ad avere figli, a meno che non abbia una nonna che sia disposta a fare a sostituirle. E quindi ecco, io la prima credo sempre in positivo in qualche modo tutta la vicenda. No, mi interessa di convincere la russa, per carità, mi preoccupo dei giovani, i giovani che hanno 20 anni, eccetera, per i quali tutto questo discorso del fascismo rischia di essere la nostalgia per un mondo che non conoscono, ma che disposto a essere mostrato e detto quello sì che era un bel mondo, hai capito? Certo. Perché poi aggiungo un'ultima cosa, certo, sulla questione. La grande forza della resistenza italiana è quella che l'ha resa diversa dalla resistenza in altri paesi europei, e che mentre negli altri paesi europei, quasi tutti, i partigiani avevano dietro le loro spalle una legittimazione che era data dai governi democratici che erano stati spodestati dall'occupazione razzista. E quindi questa legittimazione era se combattiamo per ricostruire quello che ci hanno portato via. I nostri ragazzi non avevano niente dietro le spalle, perché un governo democratico non sapevano neanche che cosa diavolo era. E la forza dei partigiani italiani è stata quella di inventarsi un mondo nuovo che non conoscevano e che se lo sono inventati. Inventati senza aver avuto nessuna copertura, nessuna cosa, perché voglio dire, certo, quindi perché sapevano cos'erano, però quelli che avevano un ruolo certamente avuto, i vecchi comunisti, i vecchi socialisti che avevano sperimentato, carcere, eccetera. I ragazzi che sono andati a fare i partigiani a 18 anni, quelli l'hanno scoperto dopo, non quando sono andati a combattere. E quando sono andati a combattere sono avuto questo grande coraggio di essere certi che si poteva fare un mondo diverso e nuovo, e che rischiavano la vita per una cosa che non sapevano neanche bene cosa fosse. Questo mi pare un insegnamento della resistenza fondamentale oggi. Bisogna avere la forza di reinventarsi un mondo che siamo noi che costruiremo, e mi pare l'insegnamento più importante verso i giovani che ci siano. La parola resistenza rischia di dare uno degli equivoci. I nostri non sono stati resistenti, sono stati inventori. Hanno rischiato la vita per inventarsi una cosa. Per creare un paese nuovo completamente. No, di cui non sapevano quasi niente, come si faceva, cos'era la democrazia, boh, non l'ho vista. Sì. E credo che oggi ci sia bisogno di una cosa così radicale, capito? Sì. È importante. Radicale vuol dire tante cose, che oggi abbiamo finito un mondo che non sia ecologicamente distruttivo, bisogna che ci sia un mondo che la nuova tecnologia ti consentirebbero di lavorare 3 ore invece che 10, e se non si fa è soltanto perché è organizzato, perché c'è il capitalismo, né? Insomma, perché no si potrebbero, cioè, parlovarsi questa cosa. C'è tutta una parte delle cose che ha scritto Carlo Marx che sono fatte tutte sulla liberazione del tempo. Guarda, la mia esperienza è che se vai a parlare con i giovani non è vero che sono non interessati alla politica. Non gliene frega niente di quello che si discute in Parlamento, ma se soltanto ti metti a discutere di questo, capito? Di Carlo Marx, ha letto in questa chiave, che si potrebbe, hai capito?
invece che essere spiacciati, oppressi dal lavoro, un lavoro alienato, privo di interesse, invece che poter avere un mondo che ti dà altre cose rispetto agli stupidi e superbi milioni di merci inutili che trovi al supermercato, cioè, allora trovi che ti interessano. E allora il 25 aprile credo che dovremmo approfittare proprio per rilanciare questo messaggio. E questa è l'attualità essere del 25 aprile. Partigiani di un mondo nuovo. Essere partigiani coraggiosi di un mondo nuovo. Luciana, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato, grazie davvero. Ci vedremo presto, giugno-luglio. Benissimo. Che vengo sicuramente in Brasile. Volentieri, grazie, sarai nostra ospite. Grazie mille, grazie. Ciao. Rien, non, je ne regrette rien.